Sì, buongiorno a tutti. Qui in Orciano il paese si sta svegliando lentamente tra incredulità e rabbia. La voce del crollo è corsa di bocca in bocca anche durante la notte. Qualcuno già dalle prime ore di questa mattina, noi siamo qui dalle 6:30 circa, ha voluto vedere con i propri occhi quello che aveva sentito dire durante la notte. E la reazione di tutti è di grande stupore perché in effetti con la luce del sole, con la prima luce dell'alba si è visto in maniera eloquente le dimensioni di questa frana. Praticamente la strada, un tratto di strada qui di Viale Kennedy non c'è più ed è un tratto importante, una strada importante Viale Kennedy qui a Dorciano perché è una delle strade principali, qui passano sia i mezzi leggeri, quindi le automobili, ma passavano perlomeno anche i mezzi pesanti come la corriera, come il pullman. Questa mattina per esempio i primi disagi sono stati quelli causati agli studenti, gli studenti che da Orciano per esempio vanno all'ITIS di Urbino, la corriera qui non è ovviamente passata, molti studenti sono rimasti a piedi, qualcuno ha pensato bene di andare a Mondavio a prendere il pullman lì, chi lo ha fatto è salito, tutti gli altri, quelli che si sono presentati davanti alla banca di Orciano pensando che passasse almeno lì davanti, sono rimasti invece a piedi. Questo per raccontarvi semplicemente quelli che sono i disagi che si stanno già creando alle prime luci dell'alba. Poi naturalmente manca l'acqua in molte abitazioni del paese. Qui dietro alle mie spalle hanno iniziato a lavorare da circa una mezz'ora i tecnici di Marche Multiservizi che stanno cercando di ripristinare perlomeno l'acqua corrente. E sono le infiltrazioni d'acqua, quelle che in questo momento preoccupano di più, infiltrazioni d'acqua delle quali si è parlato anche ieri sera, subito dopo questo crollo, perché non è l'acqua piovana per molti la causa principale di questo crollo, bensì le infiltrazioni di cui si parla qui in paese da un paio d'anni. Ci sono molte testimonianze, ci sono anche documenti che sono arrivati nei tavoli degli uffici comunali, degli uffici tecnici del comune, denunce, se vogliamo, anche di queste infiltrazioni, come ci ha raccontato ieri sera il proprietario di un'abitazione che è stata lambita dalla frana, un residente che dal nord Italia è venuto ad abitare qui sotto. La frana si è appoggiata, ha finito la corsa proprio vicino alla sua casa e ieri è salito arrabbiato e si è arrabbiato sia con il sindaco che con gli altri del comune. Questo per raccontarvi un po' quello che è successo qui ad Orciano nelle ultime ore, ma adesso io vi proporrei la testimonianza invece di una ragazza, si chiama Martina. Ieri sera, intorno alle 20:10 minuti, stava transitando qui con la sua auto, una Opel Corsa, quando a un certo punto, come sentirete, si è accorta che qualcosa non andava e ha avuto coraggio, tanto coraggio, perché sentite che cosa ha fatto. Pochi istanti prima, raccontami quello che è successo. Tu eri in macchina su questa strada. Io ero in macchina, tornavo verso casa e mi sono trovata ad un certo punto in mezzo alla carreggiata, alla strada che percorrevo. Mi sono vista il palo della luce e la parte della strada dove ero diretta che scendeva piano piano. Dopodiché ho detto o passo velocemente o comunque mi fermo. Dopo ho detto sarà meglio che mi fermo perché altrimenti mi sono fermata. L'agitazione era tanto, logicamente, è solo che non riuscivo, non sapevo cosa fare, se fermare le macchine o chiamare subito i soccorsi. Ho chiamato il 112 e nel frattempo cominciava la strada a mangiarsela pian piano, anche dalla parte dove avevo la macchina. Di corsa ho spostato la macchina, indietreggiavo perché avevo paura che mi portava giù. E dopo niente, ho cercato di fermare, la paura più grande è stata fermare la macchina che veniva dall'altra direzione.
perché comunque avendo, cioè, era caduta la carreggiata, non riuscivo a far nulla. Di qua comunque c'era un furgone dietro di me che comunque mi ha aiutato a fermare il traffico, mentre dall'altra parte per poco una macchina per poco è passata, a un certo punto si è fermata e gli ho detto di indietreggiare velocemente perché comunque sia mangiava sempre più strada la frana, ha indietreggiato tutto a un tratto e proprio in quell'istante è caduta l'altra parte della strada. E davvero c'è da dire che per fortuna non è successo nulla di grave. Qui a due passi da me, forse vedete il cartello, c'è l'insegna di una pizzeria, per esempio. E ieri sera il crollo è avvenuto, dicevamo, intorno alle 20:10. Alle 20:30 qui passa l'ultima corsa dell'autobus che va a Barchi, così come gli avventori della pizzeria ancora non erano arrivati, lì solitamente ci si parcheggia le automobili, insomma è andata davvero tutto quanto molto bene perché poteva davvero essere una tragedia, perché ripeto, questa via Kennedy qui a Orciano è comunque una delle strade più importanti del paese, la strada principale. Se fosse accaduto in un altro orario probabilmente sarebbe stata davvero una tragedia. Molte in questo momento diverse anche le evacuazioni, in particolare una abitazione che sta proprio sopra la frana. Il proprietario naturalmente ha dormito fuori casa, così come hanno dormito fuori casa anche molte altre famiglie che sono qui adiacenti alla frana, il crollo. Adesso si tratterà di capire nella giornata di oggi la stabilità di tutta l'area. Va detto anche che sono chiuse, almeno per il momento, abbiamo visto dei cartelli affissi sulle porte della strada parallela a questa qui ad Orciano, tutte le abitazioni sono state sgomberate, c'è anche un ufficio postale che è stato chiuso, che probabilmente per la giornata di oggi rimarrà chiuso, un altro ristorante che sta dall'altra parte ma che è a retro proprio qui su questa strada. Insomma, Orciano è un paese ferito, è un paese che oggi dovrà cominciare a fare i conti, e abbiamo chiesto ieri a caldo al sindaco del paese un po' le impressioni. A caldo, sentiamole. Abbiamo tutta la larghezza di una strada per una lunghezza di circa 20 metri che è completamente, si è aperta una voragine e ha ceduto improvvisamente. E quindi effettivamente la scena che si presenta è una scena veramente raccapricciante. Questa tra l'altro è una strada a viabilità importante, perché comunque è una strada provinciale che collega sul crinale un po' tutti i paesi qui dell'entroterra, Barchi, San Giorgio, Orciano, Piagge, quindi è una strada anche importante per la viabilità. Adesso stiamo studiando un percorso alternativo per spostare all'interno del centro abitato la viabilità leggera, quindi le autovetture, e invece i mezzi pesanti di spostarli su una viabilità alternativa, probabilmente da Mondavio, San Michele, eccetera, perché al momento non c'è altra possibilità, altra soluzione che ci si presenti, insomma. Ecco, mi pare che questa frana sia andata giù fino a un'altra stradina e vicino ad una casa. Diciamo il cedimento ha fatto scivolare il terreno mosso fino a valle, perché chiaramente qui siamo in cima ad un pendio, quindi il terreno ha franato e scivolato giù fino a ridosso di un'abitazione, diciamo, a valle. Qui a Orciano c'è il sole, qui a Orciano c'è il sole questa mattina, quindi si potrà lavorare in condizioni buone, però ecco, nei prossimi giorni arriverà di nuovo la pioggia, e quindi bisognerà vedere, insomma, adesso cercare di capire che cosa fare di questa grossa voragine. Qualcuno
guardando anche qua attorno, come per esempio il paese di Cartoceto e anche altri posti dove ci sono stati crolli importanti, pensa ai tempi per risistemare tutto quanto. E quando si pensa ai tempi c'è rassegnazione. Speriamo che a Orciano le cose vadano in modo diverso e che i tempi non siano biblici come in altri posti, anche qua vicini. E da qui per il momento è tutto. A voi la linea.